Ciao, sono Diletta, sono una ballerina, studio principalmente danza classica e sono andata da Alessio qualche mese fa per un problema di fascite plantare al piede sinistro. Avevo già sofferto di fascite plantare all'altro piede perché purtroppo ho un problema di rigidità del piede, perché ero stata vista già da alcuni fisioterapisti, nonché da un ortopedico che lavora all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, che tra l'altro conosce Alessio, per questo tipo di problema. E proprio questo ortopedico, lavorando in accademia, conosce Alessio, mi ha indirizzata da lui, perché io l'ho già seguita da un altro osteopata, ma non avevo miglioramenti risolutivi, diciamo, su questo problema. Mentre sono andata da Alessio, fiduciosa del fatto che, avendo curato già molti ballerini, conoscesse la danza classica in particolare, e quindi magari avesse un approccio al problema un po' più specifico rispetto ad altri osteopati o fisioterapisti. Infatti mi sono trovata bene con lui, perché comunque, a parte che mi ha fatto abbastanza mettere a mio agio, perché ha un modo di lavorare comunque cioè, diciamo, leggero, nel senso che ti fa scherzare, ti fa mettere a tuo agio, fa mettere a suo agio il paziente in modo da conoscerlo e arrivare un po', diciamo, in maniera più precisa al nocciolo del problema, che può avere varie radici. Magari una persona ha anche delle abitudini nella propria vita o è condizionata dal proprio stile di vita, quindi magari conoscendo il paziente l'osteopata riesce a risalire alla radice precisa del problema. E quindi io ormai vado da lui da un po' di tempo, da diversi mesi, una volta al mese ci vediamo, perché comunque abbiamo preso questo tipo di accordo. Lui mi ha detto che per adesso è sufficiente una volta al mese, e mi sblocca magari la colonna vertebrale piuttosto che il ginocchio, perché poi comunque, facendo danza classica a livello semiprofessionale, ho spesso dolori un po' in tutto il corpo, tendiniti, distorsioni, perché insomma questa è la professione del ballerino. E quindi il mio feedback è assolutamente positivo. Ormai c'è un rapporto di fiducia con Alessio, quindi non appena ho qualche dubbio, comunque ho paura che mi stia venendo un infortunio un pochino più pesante, già i primi segni di dolore, magari lo avviso, gli faccio dare dei consigli, tutto qui.